Si è tenuta alla presenza del vice premier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, la cerimonia inaugurale presso il cantiere di apice dell'alta velocità Napoli-Bari. L'appuntamento, storico, così come l'ha definito lo stesso ministro, ha dato avvio al lavoro delle tre TBM che daranno vita alle tre gallerie nei cantieri di Apice, Orsara di Puglia e Taormina, lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oggi è una giornata unica in Europa e penso al mondo, perché oggi, questa calda giornata di luglio, e il lavoro degli operai e degli ingegneri vale doppio, abbiamo inaugurato i lavori in tre gallerie contemporaneamente con tre macchine che scaveranno H24 7 giorni su 7 in Campania, in Puglia e in Sicilia. Quindi l'alta velocità Napoli-Bari, che a fine lavori porterà in 2 ore da Bari a Napoli, in 3 ore da Bari a Roma, e nello stesso istante ferrovie più potenti in Sicilia con la tratta tra Messina, Catania e Palermo. Nello stesso giorno tre enormi macchine scavatrici azionate che da stanotte lavoreranno, curate dai tecnici, dagli ingegneri e dagli operai, qualcosa che non è mai accaduto al mondo, che accade in tre regioni del sud. Per me, da vicepresidente del Consiglio di questo paese, è particolarmente importante perché c'è bisogno di recuperare qualche decennio di mancati investimenti in infrastrutture al sud. L'opera, che con il potenziamento della rete ferroviaria andrà ad accorciare notevolmente le distanze tra nord e sud Italia, in un momento storico in cui tiene banco la questione autonomia e le sue eventuali conseguenze su quelle che potrebbero essere le ricadute proprio sul meridione d'Italia. Io quando voto i cittadini sono sempre contento. E sono convinto che il Sud darà una grande lezione di democrazia, di modernità, di efficienza. L'autonomia la temono i De Luca, sì. L'autonomia la devono temere quei politici meridionali che promettono cose che da 50 anni non fanno. Giornata importante anche per RFI, che oggi ha dato il via a tre cantieri in tre regioni d'Italia per il potenziamento di due linee fondamentali, la Napoli-Bari e la Messina-Catania, due opere cruciali per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Migliaia di persone, solo sulla Napoli-Bari complessivamente i cantieri di rete ferroviaria italiana impiegano 7.000 persone, fra treni indiretti, quindi ovviamente una grande opportunità non solo di crescita per il territorio ma anche di impiego per le maestranze. Tante migliaia di persone anche ovviamente in Sicilia, l'obiettivo di far tornare a lavorare anche nelle loro terre chi magari è andato a cercare lavoro fuori.